Lo slalom si conferma veramente essere un terno al lotto e ancora una volta sorprende, ancora una volta ci sono sorprese incredibili con la seconda posizione di AJ Guinness, il greco, il primo greco di sempre ad entrare nei primi 10 in una gara di Coppa del Mondo, primo greco di sempre a salire sul podio in una gara di Coppa del Mondo di sci alpino. Veramente incredibile, la storia di questo ragazzo che ha vestito peraltro anche i colori degli Stati Uniti per un periodo e arriva veramente a questa soddisfazione facendo la seconda manche della vita, con il pettorale 45 e con il 23esimo tempo nella prima manche recupera addirittura 21 posizioni per salire alla seconda posizione che poi lo vedrà appunto salire sul podio dietro soltanto a Ramon Zeneuser che oggi non si prende la copertina se la sarebbe presa in qualsiasi altra circostanza perché Zeneuser rientra dall'infortunio, è tornato fra i big con prepotenza in questa stagione e si prende veramente una vittoria che sa di rivincita, che sa di davvero di grande rivalsa per lo svizzero, però d'altra parte di fronte a questa impresa incredibile di Guinness è inevitabile parlare di lui, una seconda manche molto ostica con una lunga particolarmente difficile dopo un dosso, con delle figure tutt'altro che semplici, molto ondulata, con diversi cambi di ritmo che infatti ha messo in difficoltà davvero tanti atleti, fortunatamente e veramente bisogna veramente ringraziare, non so, della buona sorte, insomma, in qualche modo fatto sta Alex Vinatzer ha concluso due manche e questa insomma è già una notizia, direi, una notizia da rimarcare e da mettere in luce, visto che l'altoatesino arriva anche ottavo, quindi insomma assolutamente una gara buona per gli standard attuali di Alex Finazzer, che purtroppo non dovrebbe partire nei primi 15 al mondiale, però parte come mina vagante, è un ragazzo che parte assolutamente come mina vagante perché è molto molto imprevedibile. E quindi insomma vedremo un po' come arriverà ai mondiali finanze, però insomma un'ottava posizione sicuramente e soprattutto un arrivo al traguardo che gli può dare fiducia e un pochino di tranquillità in più perché insomma sappiamo comunque che questo ragazzo, non arrivando tante volte al traguardo, con la sua sciata estrema, comunque perde un pochino di fiducia anche nei suoi mezzi. Invece, essendo arrivato al traguardo adesso in questa gara, dopo il bel risultato di Adelboden, dopo comunque la buona gara di Wengen, vediamo, insomma, ha trovato una continuità comunque apprezzabile nell'ultimo mese di gennaio, appunto in questo inizio di febbraio. Vedremo ai mondiali come andrà. Sempre continua Tommaso Sala. Vedremo se il suo acuto potrà arrivare ai mondiali. Per ora il suo rendimento è assolutamente super costante. Infatti, è sempre nel secondo gruppo. Gli manca il picco perché è sempre lì, è sempre comunque a ridosso dentro le prime 10 posizioni, però appunto il suo valore oscilla fra la sesta, settima posizione e arriva fino verso la dodicesima, tredicesima, quattordicesima. Quella è la fascia in questo momento di Tommaso Sala, senza picchi al ribasso, senza picchi al rialzo. Quindi insomma vedremo anche lui se arriverà a questo benedetto picco in occasione dei mondiali. Terzo è arrivato Yul, insomma è stato uno slalom ricco di colpi di scena con l'inforcata di Kristoffersen, l'inforcata di Noël, Broten che non ha preso parte a questo slalom a causa dell'appendicite e quindi si è risparmiato in vista dei mondiali, quindi veramente insomma tantissime sorprese. E, insomma, staremo a vedere quello che accadrà
a Courchevel per i mondiali che ormai sono alle porte. Fatto sta, insomma, lo slalom è un terno al lotto, quindi anche il gioco delle medaglie sarà imprevedibile. Che ne sai se ti esce appunto lo Strolz? Come alle Olimpiadi per certi versi, oppure l'AJ Guinness della situazione, ecco, o il Salaric della situazione, è veramente una disciplina talmente in questo momento imprevedibile, laddove comunque i valori sono alti e quindi tantissimi, anche atleti di seconda fascia arrivano a livelli buoni, medio-alti, e di conseguenza poi tutte le gare sono equilibrate, aperte assolutamente a qualunque tipo di scenario, perché i big magari una volta sbagliano, quindi gli atleti da dietro si possono inserire, gli atleti da dietro possono piazzare grandissime manche in condizioni di pista buone come oggi, perché la pista ha tenuto per tutti, come ha fatto Guinness. Quindi veramente questo slalom è affascinante, è appassionante ed è assolutamente aperto a ogni tipo di scenario. Quindi chissà, appunto, nessuno probabilmente può prevedere gli sviluppi di questa specialità. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, una valanga di mi piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Ci sentiamo in questo fine settimana per commentare. Insomma, domani sarò al Franchi, peraltro, per vedere Fiorentina-Bologna. Arriverà poi anche il video da lì a fine partita. Insomma, vedremo un po' poi che cosa commentare in questo fine settimana. Diciamo che per gli sport invernali questa è un po' la quiete prima della tempesta, perché stanno arrivando tutti i campionati mondiali, dai campionati mondiali di sci di fondo fino ad arrivare appunto soprattutto a quelli di sci, di biathlon. Stanno arrivando assolutamente i grandissimi eventi dell'inverno, quindi siamo in una sorta di quiete prima della tempesta che si sta per scatenare. Una buona giornata a tutti e arrivederci ragazzi al prossimo video.